Ebbene sì, guardate che roba. Non c'entrava anche l'inquadratura. Ho preso un'accetta enorme. È una Quarfot della Hultafors, storico marchio svedese. È una felling axe, quindi un'accetta tuttofare per i lavori boschivi, quindi il taglio di piccoli alberi, la sramatura e lo spacco, anche se io la utilizzerò esclusivamente su legna secca e prevalentemente per lo spacco, perché per il taglio ho quest'altra qui. Ho preso un po' di roba nuova per il bushcraft quest'anno, magari prossimamente vi faccio un video con l'equipaggiamento completo. Oggi volevo fare qualche prova con questa qui insieme a voi e vedere come lavora e magari darvi anche qualche consiglio sull'utilizzo. Vi ricordo ragazzi che ho aperto un nuovo canale, un canale dove vorrei cercare di trasportarvi all'interno delle mie avventure più con le immagini che con le spiegazioni. Lì mi vedrete ampiamente utilizzare questi attrezzi. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi e trovate il link come al solito in descrizione. Perché ho preso un'accetta di questa portata e anche una sega migliore? Perché qui in Danimarca fa molto freddo e quindi durante le uscite e i campi invernali c'è bisogno di molta legna. Non mi posso più accontentare del fuocherello acceso con i ramoscelli che sono a terra. Devo trovare dei tronchi ben stagionati, tagliarli, spaccarli in modo tale da esporre alle fiamme la maggior superficie possibile, tra l'altro quella interna che si spera sia più asciutta. Questo per fare in modo che la legna bruci meglio e che il fuoco emetta meno fumo. Lo scorso inverno sono andato avanti con un seghetto chiudibile della Fiskars. Ci ho tagliato dei tronchi di betulla di questa portata, gettandoli interi sul fuoco, non potendo fare altrimenti. Vabbè, sorvoliamo e andiamo a provare lei. Abbiamo ospiti! Ammazza quanto corrono! C'è un bel freschetto stamattina, eh? Niente male. Ho trovato degli alberi che sono stati abbattuti di recente. Qui ci sono degli abeti e un po' più avanti delle piccole betulle. Voglio approfittarne per fare delle prove di sramatura e di taglio su legna verde, anche se è un'operazione che non andrò mai a fare perché a me serve legna secca per il fuoco e perché comunque è vietato tagliare piante verdi. Però già che ci siamo, vediamo come se la cava l'accetta in questo tipo di situazione.
tralasciando la mia scarsa dimestichezza con un'accetta di queste dimensioni che evidentemente devo ancora imparare a utilizzare al meglio, devo dire che va alla grande, è super affilata, la legna verde se la mangia. Il manico da 65 cm offre una leva paurosa e quando impatta il taglio è veramente potente, anche perché parliamo di una testa da 850 grammi. Meglio non darsela sui piedi. Cercate di lavorare sempre comodi per la vostra sicurezza. Qui per terra c'è un po' troppo casino per i miei gusti. Troppi rami e asperità del terreno in cui è facile inciampare. Se avessi dovuto lavorare a lungo mi sarei sistemato sicuramente in una posizione migliore. Stare qui a tagliare la legna direttamente nel bosco mi dà un'incredibile sensazione di connessione con la natura e non posso fare a meno di pensare a quei tempi andati, quando per scaldarsi l'inverno, specialmente qui in Scandinavia, si poteva fare affidamento solamente sulla legna e sulla forza fisica necessaria per tagliarla. Tempi duri. Sono in una zona dove hanno tagliato il bosco. A questo punto mi ricavo un po' di ciocchetti di faggio belli strong. Così la prova di spacco la facciamo su questi. Non c'è che dire, ragazzi, anche sullo spacco va veramente come un treno. È proprio un bell'attrezzo. In alternativa alla tecnica appena vista potete usare quest'altra, quindi mettere il ciocchetto per orizzontale invece che per verticale. Io spesso lavoro così in ginocchio perché è una posizione che mi fa sentire più sicuro, è veramente difficile farsi male da questa posizione. Quando vi ritrovate con l'accetta incastrata, la girate. Rido per la mia mancanza cronica di forza bruta. Diciamo che ci sto andando anche piano perché, ripeto, l'attrezzo è nuovo, non lo conosco ancora bene, quindi preferisco andarci un po' più cauto. Figo. Sono un po' in ritardo, quindi lascio perdere il fuoco e utilizzo il caro vecchio fornello ad alcol per scaldarmi il pranzo. Ragazzi, grazie per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like o un commento. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!